Nihil sub sole novum, diceva un antico detto. Sotto il sole non accade nulla di nuovo. E infatti, anche oggi, sotto un bel cielo terso e questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra attesissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché, grazie al tempo, il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. La partita è già cominciata. La gioca a sinistra. Palla di nuovo verso il centro. Messi. Cristiano Ronaldo. Prova a verticalizzare. E il tocco è verso il portiere. Jordi Alba. Neymar. Foden. Pallone lungo in verticale. Jordi Alba. Neymar. Riceve un pallone interessante. Messi. Messi. E c'è il gol del Colo-Colo. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. E il risultato si sblocca, 1-0. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Arriva Cristiano Ronaldo. Ottimo pallone in profondità. Cristiano Ronaldo ci ha provato, non è riuscito a servire bene il compagno però. De Bruyne. C'è un bel pallone in profondità. Neymar. Neymar! Buono lo stop e il tiro di prima intenzione. Purtroppo non ha trovato il gol. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rinforza. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. De Bruyne. Messi. Cristiano Ronaldo colpisce il pallone. Un sacco alle spalle del portiere. Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. Il movimento è stato perfetto. Si è fatto trovare pronto e ha segnato. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. Il Colo-Colo può gestire un comodo vantaggio di due reti. Hanno la partita in mano, non c'è dubbio. Possono gestire il risultato e far scorrere il tempo. Scodella in avanti. Rabiot. Palla filtrante per Messi. Cristiano Ronaldo. Bella da fare per il portiere. Un gol bellissimo. Che gol fantastico. Un 1-2 veramente da KO. Gol meraviglioso. Il portiere non poteva fare nulla contro una bomba del genere. Era un pallone davvero potente. Non ha deviato di un millimetro la sua traiettoria prima di insaccarsi. Si riparte dal 3-0. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Riesce ad intercettare. Arriva il fischio dell'arbitro. Può bastare per questo primo tempo. Tre lampi stanno decidendo questa gara dopo 45 minuti. E la partita sembra avere già un padrone. Il loro piano partita era perfetto. Ma per eseguirlo serve anche l'approccio giusto. I tre gol ne sono la testimonianza. Devono continuare così ed evitare di specchiarsi e rovinare tutto. 3-0 all'intervallo, adesso dovranno più che altro gestire la gara. Il direttore di gara è un grande riflesso qui. Sceglie il lancio lungo.
Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Messi. Arriva Cristiano Ronaldo. Non può, sprova la contro. E il portiere dice di no. Prova ancora. C'è ancora un gol. Segna una ripetizione, nessuna pietà per gli avversari. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. E sono tre, e ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. È in uno stato di forma a dir poco strepitoso. E loro è un dominio assoluto. Un'altra azione in copertura. Gioca con un pallone lungo. Grande tempismo del portiere. Cristiano Ronaldo. De Bruyne. Palla filtrante per Messi. Ha calciato forte. Colo-Colo ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi troppo. La qualificazione sembra al sicuro. Rimessa con le mani. Cruyff. De Bruyne. Messi ha già lasciato il segno oggi. Ecco il filtrante. Conclusione. Palla che non trova lo specchio della porta. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Si fanno intercettare il pallone. Serve più precisione e velocità. La mette in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cerca l'uomo là davanti. Lancia il pallone in avanti. E perde il duello fisico con l'avversario. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Ecco Dybala. Palla in avanti verso il compagno. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Dybala. Può andare in rete. Ci prova! Pallone velenoso questo. Quando riesce a controllare il pallone così, gli si semplifica la giocata. È chiaro che poi bisogna calciare meglio. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Dybala colpisce, la toglie dalla porta. Bella parata. Sceglie di battere corto. Vediamo se può capitalizzare. C'è il retropassaggio. De Bruyne può provare. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Messi prova a tirare. E c'è la rete. Mi segna un altro. Adesso piove sul bagnato. Se continua così, i tifosi torneranno a casa con un bel po' di anticipo quest'oggi. Uno spettacolo che non vorremmo vedere, ma il risultato è giusto. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. De Bruyne.
segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Hanno dominato.